abbiamo raccontato un libretto molto particolare. Questo Natale è il momento suo. Di chi? Suo. Il momento mio. Buonasera a tutti, grazie a questo salotto, grazie all'amico Giuseppe, perché è in nome dell'amicizia che ci ritroviamo stasera qui, dove tutto può avere seguito e significato. Guai se non ci fosse quella profondità di relazione, no? Si dice che chi si relaziona vive e chi si isola muore. Maria, caro professore, lei ha concluso con questa figura e anche questa carrellata di opere. Dire Maria e dire Natale. Ma quale Natale per Maria? Appena Maria ha detto sì all'angelo, si è macchiata dei due più grandi peccati per una donna di quel tempo. Il peccato di idolatria e il peccato di adulterio, che era incinta fuori del matrimonio, e farsi madre di Dio. Altro che Natale, o almeno come lo immaginiamo noi, la marmellatina spirituale, al freddo e al gelo, che magari si riduce soltanto tra le note pur belle di un inno, ma forse dimentica di fare oggi riferimento a quel freddo e a quel gelo che irrigidisce i cuori. Maria, donna coraggiosa, ha detto sì e ha affrontato la più grande battaglia della sua vita. Ha cominciato a dire sì quel giorno, nell'umiltà della sua casa, nella ferialità di Nazaret, dove vi invito a ritrovarla in fila con le donne del suo tempo per prendere l'acqua o bumbulo, o tra le faccende di casa o tra i sussulti interiori che nutriva per il suo Giuseppe e attraverso il suo Giuseppe per quel progetto che sarebbe stato per lei foriero di chissà quale bellezza. Eppure un'irruzione imprevista nella storia che la cambia, segnando la novità. Evangelion, buona notizia. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ecco, vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi il Redentore, che è il Cristo Signore l'atteso. Il segno di riconoscimento lo troverete avvolto in fasce in una mangiatoia. Oggi come 2000 anni fa, senza cambiamenti, almeno per quanto riguarda lui, forse per quanto riguarda noi, ma sono convinto che da sempre e per sempre il cuore dell'uomo è quella culla che, nella misura in cui se ne rende consapevole, deve saperlo accogliere. Ma accogliere chi? Chi c'era adagiato su quella paglia? C'era il frutto che si estrae dalla spiga, e una parte diventa paglia e l'altro diventa
grano macinato e quindi diventa alimento, diventa pane. Maria diventa quella prospettiva di futuro nella quale già l'umanità è realtà che interessa a Dio. Dal dato primo del bisogno che è la fame. Il Natale, fratelli e sorelle, oggi per chi crede e per chi ha avuto modo di partecipare all'Eucaristia, abbiamo ricominciato un nuovo cammino. Oggi è la prima domenica di Avvento e questo tempo inizia dando la parola a Luca. Abbiamo salutato Marco domenica scorsa, che ci ha accompagnati per un anno, parliamo di evangelisti, e diamo la parola a Luca. Luca è il fratello che ci prende per mano e ci fa fare un giro per il mondo, considerando tutti i mali, o meglio, considerando la realtà a cui appartiene anche quella parte che magari non ci fa piacere. Ebbene, piuttosto che nella finalità del trovare in noi scoraggiamento, lui stesso ci dice: quando vedrete accadere tutte queste cose, risollevatevi ed alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Ecco il Natale, carissimi amici. E mi piace tanto questa icona. L'uomo chiamato a rialzarsi dalla sua prostrazione e ad alzare il capo, non essere più ripiegato su se stesso. E non alzare il capo per ostentare orgoglio e superbia, ma alzare il capo per riscoprire la sua dignità. Ecco la bellezza del Natale. Può accadere di tutto, segni che sconvolgono il cielo e la terra, oltre che quella parte di noi profonda che è soggetta a questo sconvolgimento, ma di fronte a tutto ciò il Vangelo diventa veicolo di speranza. Eccolo allora il Natale, eccolo il segno per eccellenza, quello dove converge tutta la storia per ripartire nuova. Il pensiero ateo considera lo segno dell'intelligenza a Dio come offesa all'intelligenza. Il pensiero dell'umano invece, così come il professore molto bene sottolineava, nell'ossequio della intelligenza, della scienza a Dio, vede il più grande servizio che si possa prestare all'intelligenza: la sublimazione, perché soltanto l'uomo è capax Dei, capace di Dio, e tu ti spingi con la tua intelligenza fino al momento in cui decidi di ossequiare Dio. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio perché possiate essere esaltati a suo tempo. Ecco, che dire del Natale? Non voglio qua farvelo vedere, insomma, il discorso però è Cristo ieri, oggi e sempre, come quei primi passi, come quelle lucerne accese nei luoghi in cui si proclamava l'ictus, si proclamava il Signore come Salvatore con forza e con coraggio. Oggi forse, anzi senza forse,
da un punto di vista di prospettiva giovanile, viviamo la prima generazione incredula. E concretamente, come più volte il vescovo Giuseppe lo ha ribadito, viviamo l'esperienza della minoranza, tranne quelle forme pur significative della pietà popolare che hanno a suo merito quelle adesioni di massa, che però va molto purificata per poter trarre il buono che anche la pietà popolare porta dentro, il Natale. Il Natale è vita, fratelli e sorelle. E che vita? E che vita? E quella vita che la mamma che grida nelle doglie del parto riesce a già prospettare, e quindi significare anche quel dolore in virtù di quella gioia che sarà piena. E nelle doglie del parto Luca vuole prenderci per mano per accompagnarci, ma con lo stile delle doglie del parto, specie in quell'annuncio che oggi è rivolto a tutti coloro che a testa bassa, per questioni personali, per questioni familiari, per questioni sociali, per questioni economiche, per questioni politiche. Si parla di uomini e si parla di popoli che a testa bassa continuano a trascinare la loro esperienza, non sperando più in quella possibilità di vita buona. Ecco, Evangelion è la buona notizia, la notizia della vita buona. Ecco, allora, ancora oggi, come ieri, come sacerdote di Cristo, sono in mezzo a voi ad annunciare questa buona notizia. Grazie. Donnimo, allora volevo chiedere, la mia è una conduzione molto informale, allora io volevo chiederle questo, e anche vale anche per i presidenti Chiuggeri: il Natale di una volta, come veniva visto dal cristiano in chiesa eccetera, mentre oggi c'è sempre la stessa atmosfera, la stessa cosa, oppure andiamo la notte di Natale in chiesa perché dobbiamo andare, c'è la novena, io non credo che ci sia tutta questa, no, questo incitamento ad andare alla novena, e perché il ruolo preside a scuola del Natale tutte queste polemiche, Natale sì, Natale no, e che senso dovrebbe avere la scuola con queste feste religiose? Quindi un po' anche polemica la domanda, nel senso, per quello che si sente in questi giorni. Allora, se vede differenza, perché immagino l'utenza, qui i cristiani siamo sempre quelli, però com'è lo stato d'animo con cui si va oggi rispetto a un tempo? Bella domanda. No, diciamo che, partendo da un dato di fatto, che dai frutti si riconoscono gli alberi, non so definire quale possa essere meglio, se il Natale presente o il Natale passato. Oggi forse che chi sceglie di celebrare il Natale lo fa con cognizione di causa, sapendo ben distinguere la tradizione dalla traduzione, perché ogni traduzione è tradimento. Per cui la pedagogia di scrittura, magistero e tradizione rientra in quella prospettiva che ci fa intendere il senso corretto della tradizione,
che significa annuncio, che significa testimonianza, che significa continuità. Guai se non ci fosse un popolo senza storia, è come un albero senza radici. E in questo caso, oltre che di storia del Cronos, parliamo del Kairos, la storia della salvezza. Ma io ritengo che l'osservazione appena fatta sia da sottoscrivere, perché non si può dire il Natale di una volta, no? Nel nostro animo, probabilmente nell'animo di ognuno di noi, il Natale di una volta aveva un suo particolare fascino, proprio perché ognuno di noi, nell'ambito della propria storia preadolescenziale, infantile, avvertiva durante le feste natalizie l'insorgere di un evento. Probabilmente non era un avvertimento di tipo razionale, ma come spesso abbiamo avuto modo di dire, tra sentimento e ragione vi è una dinamica parallela che talora si interseca, questa dinamica, e quindi il sentimento viene razionalizzato con la ragione, acquista un lato che smussa gli angoli più acuminati della razionalità, che è legata alla logicità più spietata, e talora invece divergono o si differenziano. Nell'ambito dell'infanzia invece questa esperienza è davvero totale, totalizzante, pre-razionale, completa. E la scuola? Il problema della scuola io non saprei come poterlo porre, nel senso che è chiaro che parliamo di un periodo dell'anno che si vive anche nella dimensione del far apprendimento. Quindi siamo nel mese di dicembre ed è un periodo in cui tutte le attività scolastiche sono, diciamo così, ormai ben avviate. Cioè, mi ha dato però una risposta un po' nascosta, sempre lei ha dato una risposta nascosta. Non voglio sottrarmi. È di un furbo. Ora voglio vedere. Scusate. L'attività scolastica ovviamente non è qualcosa che prescinde dalla intenzionalità di chi opera nella scuola. Io voglio sperare che ciò che si realizza nelle attività di formazione dei giovani sia frutto di un adeguato pensamento, di una programmazione accurata e quindi di scelta tematiche, di contenuti che corrispondano agli interessi formativi dei ragazzi. Si arriva al mese di dicembre e il mese di dicembre è un mese cruciale per quanto riguarda l'anno scolastico. Mesi in cui ormai tutta l'attività ha acquistato una dinamica che non è, diciamo così, estemporanea, è proprio frutto di una programmazione che sta procedendo. Sì. Nell'ambito di questa programmazione, come poter trascurare? No, amico, come poter trascurare? Perché siamo in Occidente, cioè dobbiamo dare a ciò che facciamo, a ciò che rappresentiamo, le categorie più importanti, le categorie che sono in grado di poterci configurare, sono le categorie del tempo e dello spazio. Noi siamo in Occidente.
parte, abbiamo una civiltà e una cultura che sono la civiltà e la cultura dell'Occidente. Stiamo arrivando. L'Italia è un paese che fa parte di questa particolare civiltà. Noi abbiamo introiettato nell'ambito della nostra civiltà italica tutto il mondo classico greco, tutta l'attività espressa dall'eclettismo romano, ma poi tutto questo è stato in qualche modo, ha trovato talora una sintesi, tal'altra comunque una rappresentazione dotta anche nel mondo della Chiesa. E la Chiesa cattolica si trova nel nostro paese. La civiltà occidentale e la civiltà italica non può prescindere dal non tenere conto di questo evento, che è un evento storico ben definito e ben raccontato. Dunque, quando si arriva al mese di dicembre e le attività scolastiche hanno una loro cadenza legata ai contenuti che sono stati programmati, non possono ignorare un evento che non è fatto soltanto di interruzione delle lezioni, perché il 23 di dicembre i ragazzi se ne vanno a casa per vivere 15 giorni l'esperienza natalizia vacanziera con le proprie famiglie. Ma già questo stesso fatto, se venisse considerato nella essenzialità sua propria, dovrebbe fare riflettere, nel senso che la scuola riconsegna i ragazzi alle proprie famiglie, ma non per farli respirare o per farli entrare in una vacanza asettica, ma proprio perché possano vivere nel clima familiare uno dei momenti più significativi della storia dell'anno. Cioè, ma lei ha dato una valenza storica. Io do una valenza storico e educativa. Pensate che ora se poi accade che nell'ambito delle attenzione, perché la scuola pubblica è una scuola di Stato e laica, e in quanto tale ha il proprio ubicum system che non lo deve derivare da altre fonti, ce l'ha in sé. Se dentro questo in sé vuole anche collocare e quindi riconoscere la ritualità, il rito che il Natale ha in se stesso, perché escluderlo? Ma dipende ovviamente dai soggetti che programmano, che educano e che stabiliscono all'interno. Per cui può accadere che qui a Reggio Calabria abbiamo 12 scuole secondarie di secondo grado, abbiamo 10 istituti comprensivi. Può accadere che l'istituto comprensivo A celebri al proprio interno il Natale recuperandone persino la ritualità, perché no? Lo stabiliscono gli organi interni di quella scuola. Abbiamo l'istituto B che decide invece di affidarsi semplicemente alla narrazione letteraria storica del Natale, senza prenderne il rito celebrativo. Lei ha l'arte della parola e questo va detto, perché ha l'arte della parola. Io vedo tutti ora, naturalmente, dobbiamo sentire. Ha fatto un viaggio, guardi, che veramente aspettavamo tutti tiravano il collo cercando dove vuole arrivare. Oggi è stato un bravissimo arringa, ha fatto un arringa su questo, è stato veramente perfetto. Quindi già questo è dato una risposta, poi è condivisibile o no, nel senso che è riuscito. Allora, Don Mimmo, io lo vedevo che prendeva fuoco mentre ho visto, ecco, le sue antenne riscaldarsi. Cioè, prima l'ha seguito bene, poi a un certo punto si è perso. Io no. Tra l'altro, voglio dire, ora lei darà il suo punto di vista, però questo serve per mostrare come la stessa medaglia poi ha due risvolti diversi, no? Prego.
Io sono al di sopra delle parti, proprio non ne voglio sapere. Anche fuori. La descrizione che il preside ha appena presentato è ciò che oggi è opportuno vivere, anche da un punto di vista di appartenenza religiosa. Molto bello il passaggio che la scuola riconosce agli alunni un tempo per condividere un ritorno. C'è una storiella che dice: qual è il momento più bello della messa? Quando finisce. Ecco, siete caduti, avete riso, e invece no, è vero. La messa comincia quando finisce, perché bisogna viverla fuori. Guai se finisse, se chiudessimo dentro le sacre stanze. Quello è Natale. Natale è famiglia, Natale è relazione, Natale è accoglienza, Natale è tolleranza, Natale è condivisione, Natale è solidarietà. Che me ne faccio di un crocifisso attaccato se poi io alzo le mani di fronte al fratello che mi arriva morto sulle nostre sponde? Quello è il cristiano. E la scuola è un luogo che deve essere officina, dove ognuno deve poter manifestare il proprio, non soltanto pensiero, ma anche il proprio credo. E la scuola deve essere quel luogo che garantisce il confronto, che garantisce la solidarietà, che garantisce la diversità, perché la riconosce, e la riconosce come apportatrice di valori. Ogni eccesso è difetto, ma sappiamo bene, lo sappiamo tutti, non c'è bisogno che stiamo qui a sottolinearlo, che laddove qualcuno cerca o pensa di strumentalizzare, già lì esuliamo da un discorso che il professore ha voluto invece evidenziare nell'aspetto reale, l'educazione. Cosa devo educere ad un ragazzo se, permettendogli un'appartenenza, questa diventa discriminatoria? Ma quale Natale? Il segno è un significante che rimanda a un significato. Babbo Natale è un bel segno per noi stasera, ma è un significante che rimanda a un significato. Mi ha fatto vedere la carta d'identità e c'è scritto Lapponia, eh? Invece pare che provenga, no? da qualche posto più vicino, no? San Nicola, San Nicolaus, e quella prospettiva lo celebreremo fra qualche giorno, ed è la prospettiva dell'attesa del Natale. Si dice che questo santo vescovo avesse una predilezione particolare per i poveri, per gli ultimi. Sì, infatti, ecco. E la pedagogia non sta nella prospettiva di chi, volendo creare soltanto confusione, getta lì provocazione. Io credo che se siamo qui in un confronto sereno e con gente che è certamente in grado di poter operare un'opportuna distinzione tra ciò che si presenta come apparenza e che fa rumore e ciò che invece è sostanza. E noi sappiamo che
fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Allora io mi auguro che la scuola in tal senso sia davvero, no, in nome della tolleranza, dell'accoglienza e della fratellanza, questa foresta che cresce. Grazie Don Mimmo. Presidente Cananzi, visto che siamo ormai, stiamo parlando anche della scuola, mi è giusto. Bene, di solito Giuseppe, il presidente Giuseppe mi sollecita alla fine. Ho chiesto il permesso. No, mi sollecita io anche con piacere, però questa sera, dico la verità, anche se non mi avesse sollecitato a prendere la parola, l'avrei fatto. L'avrei fatto perché sia il tema è veramente bello, il prologo del Natale e come si è svolta anche tutta la serata, sia per le presenze che ho qui il piacere di vedere stasera. Per quanto riguarda il tema del Natale, certamente un momento di grande armonia. Il tema era il Natale, il prologo del Natale, arte, storia e tradizione. E sei riuscito come al solito, grazie anche a queste presenze, a dare questo senso profondo, questa armonia tra l'arte e il meraviglioso coro. Tra l'altro ho avuto il piacere di vedere il maestro che io conosco come maestro Fabio, perché è il maestro che segue veramente in maniera magistrale tutti i ragazzi della scuola di Amicis, dove ci sono i miei, no di Amicis, no di Amicis, dove ci sono i miei nipotini, e quindi è stato il maestro anche di musica dei miei nipotini. E poi anche il maestro Enza Cuzzola, e quindi arte, armonia, che è veramente fa da sfondo a questo tema. Poi c'è il preside vecchio, che io, Angelo Vecchio, che io ricordo, è stato un ricordo veramente molto bello, per me è stato un onore e un piacere, ero ai primissimi anni come insegnante, e lui mi sembra che fosse ai primissimi, per il primo periodo, come dirigente scolastico. E poi Don Mimmo è il parroco di quella che ancora ora, sono delle considerazioni molto personali, però ci stanno anche, ancora ora noi consideriamo, benché solo una sorella sia rimasta nella parrocchia di Santa Lucia, consideriamo la nostra parrocchia, perché era la parrocchia dove la mia famiglia, la famiglia Cananzi, è cresciuta, dove per tanti anni abbiamo vissuto assieme con papà e mamma e tutti noi, e quindi Don Mimmo rappresenta ancora noi, tanti non siamo, una sorella non c'è più, poi siamo in altre parrocchie, però per noi Santa Lucia rimane la nostra parrocchia. Per quanto riguarda, non voglio intervenire sul tema scottante del Natale, la scuola e questo, ma poi hanno così magistralmente parlato sia il preside sia Don Mimmo, e non è questo. Io soltanto dico questo, il Natale per me è la manifestazione, certamente, è quello strumento di salvezza. Ci sono due momenti grandi che il Dio ci ha dato per la nostra salvezza, appunto, diciamo, cruciali dal punto di vista dell'uomo, appunto il Natale e la Pasqua. Ma mentre la Pasqua è appunto è il momento in cui la speranza dell'uomo diventa, attraverso il sacrificio, attraverso il dolore di Gesù, che noi riveriamo in quei momenti della Quaresima, della morte di Gesù, e mentre la Pasqua attraverso la sofferenza ci porta dalla speranza alla certezza. Però la Pasqua non può esserci
se non ci fosse il Natale. Il Natale per me è lo strumento di salvezza dove appunto Dio ha manifestato con l'amore più grande, cioè la tenerezza di questo Dio che si è fatto bambino ed è diventato, diceva all'inizio il preside, appunto il Natale è la festa dell'infanzia, è la festa dell'infanzia pure perché le creature, il bambino, quale animo, è la festa universale dei cristiani e dei non cristiani, forse perché proprio la presenza di un bambino è la testimonianza dell'amore più grande che ci possa essere. E questo Dio che nella sua suo infinito amore e con grandezza estrema di tenerezza si è fatto bambino, dandoci la possibilità appunto di seguirlo, cioè ci chiede di seguirlo. Oggi è la prima domenica di Avvento e quindi anche questa è bella, questa coincidenza, questo prologo nel Natale per noi che coincide con questa domenica di Avvento. E credo che appunto mi piace ricordare quello che ho letto di Don Tonino Bello, che dice il Natale, sì, noi aspettiamo Gesù, ma non ci dimentichiamo che con l'Avvento è Dio che aspetta l'uomo, cioè è il momento di grande riflessione che ci deve portare a capire questo infinito amore. Il Natale è la festa del dono di amore di Dio verso di noi, e che deve diventare, se lo viviamo. Ci chiedevi cos'è la differenza, secondo me, ora chiedevi la differenza per quanto riguarda il Natale di una volta e il Natale di ora, ma io credo anche forse per la presenza, io penso che il Natale ora è molto sentito, forse grazie anche sicuramente alla guida stupenda di Papa Francesco, che con senza nulla togliere da tutti gli altri papi grandi che hanno dato insegnamento, ma oggi come oggi il tema della povertà, del dono, della solidarietà, il tema dell'amore, del farsi poveri davanti agli altri poveri sotto la guida è diventato, chi celebra il Natale oggi, chi sente il Natale oggi, certamente lo sente profondamente, e al di là di quelle che sono anche le luci, i colori, i suoni, il fasto, il consumismo, io credo che oggi come oggi, o me lo auguro, chi celebra il Natale lo sente ancora di più di quanto lo sentisse prima. Grazie per le grazie. Avete parlato tutti benissimo, diventiamo tecnici. Avete dimenticato una cosa importantissima. Per me il Natale è la festa dell'ipocrisia, perché io, come tutti noi, arriva Natale, abbiamo il cellulare pieno di messaggi, almeno una volta ci sentiamo ecco, auguri buon Natale, ci sentiamo amici, ci amiamo, ci vogliamo bene. E il resto dell'anno che cosa facciamo? Io penso che il Natale, fondamentalmente, nella politica, è una festa commerciale. Perché ci sono alcuni commercianti che fanno il 80% del fatturato dal 20 dicembre al 6 gennaio. Anch'io sono stato bambino, aspettavo che arrivasse il Natale per la vacanza, ma sono tutto per dimenticare. È cambiato qualche cosa da questo punto di vista, secondo lei, per esempio? Io così faccio, finisco qua e poi lo microfono. Faccio l'ultima due domande e poi senza che abbiamo un microfono solo, mi chiedo scusa. Allora, noi si sta vittoria di Agudino, con la Marra. No, io vorrei ringraziare sia il dirigente del Crocelli sia Don Mimmo. A mio parere due discorsi si intersecano in un unico concetto, il concetto dell'unitale è amore e tolleranza e accoglienza. La scuola, come dice il preside, programma in questo periodo tantissime attività. Nulla toglie che un istituto faccia secondo la programmazione già stabilita.
non è detto che un istituto che non celebri il Natale come lo pensiamo noi, cioè con la nostra tradizione, non trasmetta a quei suoi alunni il concetto di amore, di tolleranza, di accoglienza. Noi docenti abbiamo questo grande dovere, quello di trasmettere alle nuove generazioni questi valori, al di là, come diceva Bellino, del crocifisso appeso alla parete, che io ritengo sia giusto nel nostro contesto, ma non posso non rispettare il musulmano, non rispettare la sua anche tradizione, quindi dare nella scuola spazio a tutte le culture a questo punto. E la religione deve essere storia delle religioni, infatti, non può essere catechismo, perché catechismo abbiamo in parrocchia, all'oratorio. Quindi mi auguro che il Natale sia veramente questo, perché stiamo vivendo un periodo troppo, troppo difficile. Allora, mi è la madre e poi Clara, con te e concludiamo, così possono rispondere. Niente, mi sento imbarazzata perché sono davanti al mio parroco, il grande Donnino. Allora, io parlo un po' per la mia esperienza da figlio di Stato. Sotto il profilo storico, nel nostro territorio, il Natale era molto, molto sentito. Considerate che negli atti notarili dal 1500 in avanti alla fine del 500 ci sono atti che sono relativi non solo alla funzione di tirare fuori dai bauli segreti, le segrete stanze del duomo, delle stoffe per addobbare la chiesa, ma anche per le spese per l'organista, per la novena di Natale che veniva. Quindi diciamo che l'Ottocento è straordinario, e mi leggo un attimo al coro, ma solo un attimo, perché è relativo alla scuola dell'Orfanotrofio, dove c'era la scuola di canto, e per mantenere l'Orfanotrofio di Reggio, che comunque aveva radici nel grande albergo di Napoli, come idea di sussistenza, l'albergo dei poveri, il grande albergo dei poveri di Napoli, che cosa facevano i ragazzi a Natale? Uscivano col triangolo, abbiamo gli atti dal 1818 in avanti, che sono straordinari, uscivano dall'orfanotrofio per dare gli auguri ai notabili della città, sperando in qualche soldino. E abbiamo anche in archivio i menù fatti per i ragazzi per festeggiare la festa di Natale, grande festa perché mandavano anche la carne, quindi mi pare giusto. In conclusione Clara e così poi bene, io voglio tornare un po' più all'inizio, non tanto a Natale quanto alla figura di Maria. Ecco, volevo spiegare una cosa, cioè questo, Maria già era quella che doveva essere la Madonna, perché è nata da una concezione immacolata e quindi già doveva essere la Madonna. Quindi Maria, ma poteva dire di no all'angelo, a parte il fatto che già vedendo l'angelo ok, poteva dire di no, ma già era nata in proprio perché ha visto l'angelo, era nata già predisposta ad essere la madre di Dio, è così? Io prima avevo detto sul palco, dico, qualcuno chiederà sicuramente su Lima, perché un altro anno abbiamo fatto un'altra consultata e ci fu una lunga disquisizione sul ruolo della Madonna dal punto di vista, insomma, anche a volte. Allora, chi è che vuole rispondere? Abbiamo detto che la scuola deve insegnare tutte le religioni, abbiamo detto che non è vero che il Natale è così perché siamo ipocriti, ci mandiamo il messaggino e diventare, e poi questo è l'angelo, poteva dire di no. Forza, così poi il coro si sta preparando e siamo in ordine. Allora, si parla di agenzie educative, scuola, famiglia e comunità, per cui mi piace la sinergia dove ognuno ha il suo ruolo specifico ma tutti e tre si contribuisce a l'ipocrisia. Come si chiama la creatura? Maria Bruna. Maria Bruna oggi è rivolto anche a lei il messaggio dell'avvento: alzare il capo dagli smartphone e dai tablet, per non chiudersi. No, guardate che questa è una cosa veramente, no? Le nuove generazioni ci insegnano come si usano, perché loro sono la generazione, come si suol dire, digitale.
siamo noi che ne facciamo cattivo uso, perché abbiamo scoperto, ci si è aperto un mondo. Per cui credo che vediamo il bicchiere mezzo pieno, vediamo l'occasione e l'opportunità che il Natale ci offre, nel senso che magari sì, a Natale qualcuno si ricorda, ma qualcuno si è ricordato a Natale. Per cui piuttosto che a star lì a piangere su ciò che non sono e su ciò che non ho, magari se riesco ad apprezzare ciò che ho, anche a livello di un minimo accenno, noi prestiamo ciò che possiamo prestare, al resto ci pensa qualcun altro. Ok? Io credo che sia opportuno. Ora non vorrei aprire io una diatriba per quanto riguarda un argomento. La Madonna, un argomento un anno, non sapevamo come chiudere, quindi la risposta chiudere. Si sta parlando di dogma, si sta parlando di fede, si sta parlando di mistero. A me piace vedere Maria in mezzo ai fornelli e tra le pentole. A me piace vederla innamorata mentre rifà il letto a Gesù ragazzo, a Gesù bambino. A me piace vederla silenziosa quando il suo ragazzo, che doveva spiccare il volo, ha detto: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? La Madonna se l'era andata a prendere perché si dicevano stranezze su di lui, era chiacchierato Gesù. Allora l'istinto materno la portava a proteggerlo: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Il cristiano non crede al destino, il cristiano crede al destinatario. Siamo noi i protagonisti della nostra vita. E per rispondere, posso dire alla collega, perché anche io sono, ahimè, dirigente scolastico in questo momento storico della mia vita. Bella la definizione dell'avvento: non siamo noi ad andare incontro al Signore. L'incarnazione segna quello stravolgimento totale che ha scompigliato un sistema a livello di potere costituito anche religioso. Il passaggio dalla religione: io faccio qualcosa per propiziarmi il favore di Dio, la religione, il passaggio con la fede, il verbo che si fa carne, è Dio che squarcia i cieli per venire a cercare e a salvare ciò che era perduto. Non mi cercheresti se non mi avessi già trovato, perché i maestri della fede poi ce le insegnano, ma ci confermano che effettivamente è Dio ad avere passione, quella passione che l'ha portato sulla croce, ma quella passione che ci ha insegnato che non c'è amore più grande. E quindi grazie a tutti voi anche di questi interrogatori. Grazie, Ruggeri, se c'è qualcosa che... No. E così concludiamo. Un attimino, scusate per... Credo che siamo tutti meritevoli di un applauso, perché è stata una serata, secondo me, proficua e di interesse sociale. E è rimasta, diciamo così, un'espressione un poco turbativa, galleggiante, insalata. Vale a dire, l'espressione usata dal nostro amico: c'è tanta ipocrisia, perché non denunziare la tanta ipocrisia che serpeggia e circola tra di noi? E probabilmente è vero, perché l'ipocrisia purtroppo è un malaffare che convive con l'umanità. Ma ottimisticamente mi parrebbe da dire: siccome c'è il Natale, e il Natale è il simbolo della purezza e della rinascita, del tornare a vita nuova, allora durante il Natale probabilmente l'ipocrisia
per poco viene accantonata e si inabissa. Poi durante l'anno nuovamente riaffiora e si riappropria delle modalità operative dell'uomo. Ma poi c'è un nuovo Natale che rifarà che ricreerà le condizioni perché l'ipocrisia possa essere accantonata. In parole povere, il Natale è comunque l'unica occasione dell'anno per poter sconfiggere tutti quegli elementi, tutti quei diavolicchi negativi che fanno quotidianamente compagnia al nostro modo di vivere la dimensione umana. E per concludere, secondo me il Natale rappresenta proprio la umanizzazione del divino, come è stato raccontato in maniera brillante ed efficacissima da Don Mimmo, l'umanizzazione del divino. Ma questa umanizzazione non avrebbe mai potuto essere, e lo dico a chi era preoccupato di sapere il ruolo di Maria, l'umanizzazione del divino mai avrebbe potuto avvenire se non fosse stata una donna, perché avere un Dio che si umanizza in maniera miracolistica, che compare sulla scena del mondo senza aver attraversato quello che è il miracolo della vita che avviene attraverso la donna, sarebbe stato qualcosa di incomprensibile, di umanamente incomprensibile. E quindi il ruolo di Maria doveva essere proprio quello. Non avrebbe potuto, ci sarebbe stata forse un'altra Maria, ma comunque una Maria che potesse avere, potesse essere lo strumento dell'incarnazione del divino, ci doveva assolutamente essere. E questa è stata Maria, e la sua grandezza e la sua eternizzazione. Questo è anche il Natale. Tanti auguri a voi. Grazie. Se mi è consentito, io ho ascoltato tutte le vostre, diciamo così, discorsi, le argomentazioni, condivido tutto. Però il Natale, secondo il mio giudizio, non è il 25 dicembre, appunto. Il Natale è tutto, ma noi i valori del Natale sono quelli che abbiamo appena espresso, però è soprattutto un'assunzione di responsabilità. La Madonna disse sì perché si assunse la responsabilità di rendersi parte attiva nella sua società, in quel momento. E allora io dico questo, allora, se ciascuno di noi si limita a fare soltanto delle belle parole e dei bei discorsi, affermando a tutti i livelli le proprie competenze, e poi però nel quotidiano ciascuno di noi non fa quello che dovrebbe fare, sia dal punto di vista della famiglia, io parlo non da avvocato ma da madre, dal punto di vista della scuola, perché la scuola è formazione e inclusione, e quindi non è soltanto Natale perché crede in Dio, crede in Gesù che nasce, è inclusione. Dal punto di vista della Chiesa, perché anche la Chiesa ha la sua grande responsabilità, e nel senso che la gente si è allontanata dalle Chiese perché non ci sono delle figure di riferimento che stiano valide a questo riguardo. Ed ecco, io con questo velocissimo, perché ancora ci ammazza. Io giornalmente, quindi non solo a Natale, io ho insegnato alle mie figlie. Quando uscite di casa, e le maestre e le professoresse me ne possono dare atto che hanno conosciuto le mie figlie, quando uscivano di casa la prima cosa che dicevo loro: mi raccomando, stai lasciando una mamma a casa, arrivi a scuola e ne trovi un'altra. Quindi quando si arriva a Natale, che mia figlia viene e mi dice: io volevo festeggiare con i professori perché mi sento in famiglia, voglio dire, e gli dicono: non possiamo festeggiare, non possiamo fare il presepe, per non urtare la sensibilità degli altri bambini. Come mi è capitato l'anno scorso, un'amica insegnante mi ha telefonato e mi ha detto: vorrei fare un video e farti conoscere i bambini. Molti lo abbiamo fatto. Questo mi ha detto: non posso fare perché il consiglio d'istituto mi ha detto: per non urtare la sensibilità dei bambini non possiamo fare il video. Che sensibilità, cioè il Babbo Natale che si fa vedere in video e urtare la sensibilità di chi
Io grazie, non... aspetta Domino che dobbiamo concludere urgente. Che coro sono stati in piedi. Subito, no, 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 forza. Chiudiamo. Non è laico. Non è laico. Microfono vicino che non sentiamo. Allora, il Papa. Vengono da me tante persone che Papa Francesco ha detto. Papa Francesco non ha detto né più e né meno di quello che hanno detto tutti gli altri, e via via risalendo a Gesù Cristo, perché il vicario di Cristo oggi è Sua Santità Francesco. Per quanto riguarda i crocifissi, mi sembra un'idea, non so, io non ne sono al corrente, per cui non voglio azzardare, ma il Papa non penso abbia nascosto la sua croce pettorale per non urtare suscettibilità. La porta sul petto e la porta, ed è fiero di portarla, perché annuncia e testimonia quell'evento. In hoc signo vincis, in questo segno si vince, e noi come cristiani facciamo riferimento. Per quanto riguarda il baciamano, so che è la gente che quando va in visita diplomatica del Papa bacia la mano al Papa e non viceversa. Deve essere così. Allora, viva la libertà, viva il dialogo e viva la conversazione. Un'altra sera, un'altra serata bellissima. Concludiamo. Mi dispiace per chi voleva parlare. Coro delle Muse, il maestro Fabio Viggiano, che veramente è stato grande stasera, accompagnerà. Coro delle Muse e coro Laudamus. Vi pregherei di scendere per favore e sentire. Accomodatevi qui il nostro coro. Attenzione alla telecamera, Domingo. Coro delle Muse e coro Laudamus conclude questo momento. Coro giovanile Laudamus conclude questo momento che è stato unico. Se poi per oggi ti puoi sistemare, grazie. Come vedete, il nostro salotto, un minuto di attesa, è sempre da grandi spunti. Ricordo una serata appunto sul volo di Maria, abbiamo finito tardissimo perché naturalmente vedo delle trippe. Dopo una mentre originale. Domingo e Braccio parlano di Papa Francesco. Allora sentiamo il coro che conclude questo prologo di Natale. Un attimino di casi. Allora, silenzio per favore, perché si mette in evidenza il lavoro che hanno fatto. Chiedo scusa, momento unito a nascita di un bambinuzzo. Per esibirsi c'è bisogno di silenzio, grazie. Ci iniziamo dopo un attimo. Thank you.
molto dialetticamente vivo. Mi sembra che abbiamo chiamato tutti, grazie a tutti.